Buongiorno a tutti, oggi ci occupiamo di e-bike. Vedremo come sostituire l'ingranaggio blu a questo motore TST Z2. Si tratta di un motore da 36 V, 250 W che ho utilizzato per effettuare la conversione ad elettrico di una mia vecchia bici in un mio video precedente che vi invito ad andare a vedere. Questo ottimo motore, dopo diversi anni di servizio, ha iniziato a dare problemi al famoso ingranaggio blu. Questo ingranaggio nel corso degli anni si logora e inizia a dare problemi di movimento. In pratica si presenta un forte rumore di scivolamento e la bici perde notevole potenza. Il problema è dovuto al fatto che la parte centrale di questo ingranaggio si scolla dalla parte più esterna e iniziano a rotolare l'una sull'altra, producendo un fastidioso rumore e una perdita di potenza. Nonostante questo difetto dell'ingranaggio blu che si presenta dopo qualche anno di servizio, ritengo comunque questo motore un ottimo rapporto qualità-prezzo. Vediamo come procedere alla sostituzione di questo ingranaggio. Per aprire il motore dobbiamo svitare queste quattro viti. Prima però dobbiamo andare a svitare la ghiera che blocca il motore sul movimento centrale e anche queste altre due viti laterali di fissaggio per poter estrarre agevolmente la calotta. Una volta aperta e tirata fuori questa calotta andremo ad estrarre il motore elettrico e quindi l'ingranaggio posto dietro di esso. Prima però di effettuare qualsiasi operazione, ricordatevi sempre che è necessario andare a staccare la batteria dal motore per evitare cortocircuiti. Cominciamo con lo svitare le due viti laterali della staffa che blocca il motore sul movimento centrale. Per questa operazione è richiesta una semplice chiave esagonale. A questo punto andiamo a togliere i distanziatori posti dietro queste viti che servono per distanziare la staffa dal motore con la relativa rondella. Iniziamo a svitare la prima vite che blocca la calotta, sempre con chiave esagonale. Una volta svitate tutte e quattro queste viti che bloccano la calotta, andiamo a svitare il pedale per poter inserire la chiave in dotazione con questo kit motore che permette di svitare il dado di blocco sul movimento centrale. Rimosso questo dado e la relativa staffa di bloccaggio, saremo in grado di tirar fuori la nostra calotta di contenimento del motore. Sulla calotta è presente su tutto il perimetro una guarnizione che protegge il motore dalle infiltrazioni d'acqua. Vediamo come tirar fuori questo motore dalla sua sede. Innanzitutto su questo motore abbiamo i tre collegamenti delle tre fasi blu, verde e gialla che alimentano il motore, che dovranno essere necessariamente svitati e scollegati. E in più abbiamo altri tre cavi più piccoli, sempre colorati, che servono per alimentare i sensori di Hall che rilevano la posizione del motore. Questi cavi provengono dal controller del motore che è situato in una piccola scatoletta all'interno della quale troviamo tutti i circuiti elettronici di controllo per questo motore TST Z2, quindi il microprocessore centrale, i driver e i MOSFET di pilotaggio delle tre fasi. In questo controller inoltre entrano i due cavi positivo e negativo dei 36 V della batteria, due piccoli cavi rosso e nero per il sensore della pedalata assistita e i cavi del sensore di velocità del magnete posto sulla ruota e partono invece i cavi che vanno al display principale posto sul manubrio. Quest'ultimo può essere a 8 pin o a 6 pin a seconda che il motore sia previsto con acceleratore o non acceleratore. Esistono infatti due tipi di controller, uno con un acceleratore e l'altro senza acceleratore. È importante dire che questi controller non possono essere né modificati né riparati perché tutti i circuiti sono sotto resina e la loro modifica comporterebbe la distruzione. Il bagno di resina serve per preservare i circuiti elettronici dall'umidità e dalle infiltrazioni d'acqua.
chiudiamo questa breve parentesi su questo controller e andiamo, prima di estrarre il motore, a svitare i tre cavi di fase, cominciando anche a svitare il fermacavi. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro supporto. Attenti alle viti, che sono estremamente microscopiche. Una volta svitate le tre fasi, andiamo a svitare il motore dal suo supporto, rimuovendo le quattro viti circostanti. Per questa operazione procuratevi sempre un ottimo cacciavite dotato di una buona punta corrispondente, perché altrimenti rischiate di smarrare la vite, che è fatta di un metallo molto morbido. Una volta svitate tutte e quattro le viti che bloccano il motore sugli ingranaggi, andiamo a staccare il connettore relativo ai sensori di Hall, che risulta ancora collegato all'interno del controller. Per estrarre il motorino dalla sua sede, con un piccolo martelletto andiamo a batterlo lungo tutta la sua superficie della calotta esterna per cercare di tirarlo fuori delicatamente senza ammaccarlo. Diamo dei piccoli colpettini verso l'esterno per estrarre questo motorino senza esagerare, prendendoci tutto il tempo che è necessario. A un certo punto il motore si libererà e possiamo agevolmente tirarlo fuori. Questo motore, in caso di necessità, può essere sostituito. Viene venduto con i diversi voltaggi da 36 V a 48 V e con i diversi wattaggi da 250 W a 500, a un costo di circa 100 euro su AliExpress. Una volta estratto, verifichiamo sempre la bontà dell'ingranaggio del perno centrale di questo motore TSD-Z2 affinché tutti gli ingranaggi siano perfettamente sani. A questo punto andiamo a estrarre il nostro ingranaggio blu posto all'interno, che fa da riduttore. Questo ingranaggio blu presenta un cuscinetto a sfera che può essere facilmente riutilizzato. Il problema di questo ingranaggio è che nel corso degli anni la parte centrale interna inizia a scorrere, perdendo il suo incollaggio sulla parte esterna, e quindi a scivolare. In questo modo il nostro motore perderà potenza e farà appunto un rumore di scivolamento della parte interna su quella esterna. Volendo, potrebbe anche essere smontato e rincollato, ma visto il prezzo di un nuovo ingranaggio, secondo me non ne vale la pena. A questo punto mi procuro il nuovo ingranaggio, ma in ottone stavolta, da 19 euro. Questo ingranaggio è più economico di quello blu, ma ha il difetto di essere un po' più rumoroso, comunque valido per questo motore. Andiamo ad ingrassarlo. Io utilizzo questo grasso al bisolfuro di molibdeno, utilizzato per decespugliatori, che sopporta anche una elevata temperatura. Andiamo ad ingrassare per bene tutta la parte esterna di questo ingranaggio prima di inserirlo al suo posto. Vi ricordo che in descrizione potrete trovare i link per l'acquisto di questo ingranaggio e di tutti i materiali utilizzati nei miei video, cliccando sui quali contribuirete alla crescita del canale. Assicuriamoci che l'ingranaggio sia correttamente all'interno. In questo particolare possiamo vedere la resina che copre il controller e che lo rende praticamente irriparabile. E giunti a questo punto, non dimentichiamo di reinserire la rondella rimasta sul mio motore sul perno dell'ingranaggio. Bene, andiamo a reinserire il motore nel verso giusto all'interno della calotta. Per far corrispondere correttamente le viti basterà ricordare la posizione dei tre colori delle tre fasi di collegamento. Per reinserire correttamente fino in fondo il motorino all'interno degli ingranaggi servirà il solito martelletto con cui andremo a battere delicatamente lungo tutto il perimetro della calotta.
Durante questa fase è necessario guardare il motore che entra all'interno fino ad arrivare alla battuta. Bene, a questo punto possiamo reinserire le viti di fissaggio che bloccano il motore sul suo involucro. Tutto sembra filare liscio, ma è a questo punto, in fase di rimontaggio, che mi accorgo che c'è un piccolo problema. Inavvertitamente, non so come, ma ho troncato il connettore che va alla pedalata assistita. Niente paura, non ci perdiamo d'animo, possiamo ricostruirlo. Vediamo come affrontare questo problema. Anzitutto vado a tagliare l'altro pezzo di connettore ormai inutilizzabile. Con le forbici vado a spellare questi quattro cavi per risaldarli tra loro. Basterà qualche millimetro. Mi procuro della guaina termorestringente che vado a tagliare ed inserire all'interno di questi due cavi. Per effettuare queste saldature ho il mio fido saldatore portatile a batteria Parkside che contiene all'interno una batteria litio 18650 che ha una discreta potenza, anche un comodo pulsante di sicurezza, nonché anche una luce a LED per illuminare la zona di saldatura. Questo saldatore è molto comodo in punti dove non vi è corrente, ha una potenza di 8 watt e si ricarica con un normale connettore USB Type-C. Andiamo a stagnare questi quattro cavi prima di saldarli tra loro. Vi ricordo di effettuare sempre la prestagnatura, quale operazione fondamentale per garantire una corretta saldatura di due cavi tra loro. Uniamo il nero negativo col negativo e il rosso positivo col positivo. Tiriamo su le nostre guaine termorestringenti e con il nostro saldatore andiamo a riscaldarle per farle aderire correttamente ai cavi. In alternativa possiamo anche usare la fiamma di un accendino. Bene, a questo punto il nostro collegamento pass è ripristinato, possiamo andare a riavvitare tutti gli altri collegamenti sul motore e anche ripristinare la connessione dei sensori di Hall. Non dimentichiamo di reinserire tutti questi cavi, compresi i connettori, all'interno del controller per occupare meno spazio e andiamo a riavvitare i nostri cavi di fase. Per meglio compiere questa operazione vi svelo un mio piccolo trucco personale. Abbiamo delle viti piccole, andiamo ad ingrassare la punta del cacciavite in modo che quest'ultimo possa trattenere agevolmente le nostre viti microscopiche. Con questo piccolo trucco non avremo più viti che cadono in giro quando stiamo per riavvitarle. Se vi piacciono questi miei video e tutti i miei preziosi consigli, non dimenticate di mettere like e valutare anche l'iscrizione al canale per supportarmi. Grazie per il vostro prezioso aiuto. A questo punto vado ad ingrassare la guarnizione del coperchio prima di reinserirla per favorire la sua perfetta adesione. Il sigillo di garanzia ci comunica che la sua apertura annulla la garanzia del motore. Tenetelo bene a mente. Reinseriamo il coperchio sulle sue viti nella corretta posizione, spingendolo fino in fondo, e poi possiamo andare a riavvitare le nostre quattro viti esterne. Reinseriamo i distanziatori sulla staffa di collegamento e procediamo al rimontaggio totale, procedendo in ordine inverso allo smontaggio, riavvitando anche la ghiera che blocca il motore sul suo movimento centrale. Bene amici, dopo questo intervento la mia e-bike è pronta per nuove 1000 avventure grazie al mio nuovo ingranaggio in ottone che, pur essendo un po' più rumoroso del precedente, ad ogni modo mi conferma che la riparazione è avvenuta con successo e sono pronto a scalare nuove vette grazie a questo fantastico motore TST Z2. Me non rimane che ringraziarvi per la visione. Invitarvi nuovamente ad iscrivervi al canale e mettere like se questo video vi è stato utile e come al solito vi do appuntamento alla prossima volta. Grazie e un abbraccio a tutti.